Amici sportivi, benvenuti e buonasera dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Dodicesima giornata del campionato di Serie A, Atalanta-Juventus. Il saluto da Riccardo Gentile, Antonio Di Gennaro. È la sfida tra due amici che per dieci stagioni hanno giocato insieme nella Juventus dal 94 al 2004. Hanno vinto tutto. Oggi però è un'altra storia, una storia che nasce su una panchina che poteva essere anche quella di Antonio Conte, ma che invece è di Ciro Ferrara. Un buon dribbling, Valdés mette dentro per Tiripocchi, termina di pochissimo al lato. Occhio al tocco fuori, improvviso per Garic, che rimette dentro, giro col destro, è stato Cristiano Doni a provare la grande giocata. Ha raccolto il pallone grosso, lo rimette dentro, Camoranesi, gol dell'1-0, Juventus in vantaggio. È sempre lui Riccardo, che si inserisce con i tempi giusti perché parte sempre largo. Parte il cross di Grosso, pallone fuori, ancora Camoranesi, zona tiro, Camoranesi, sempre lui, Mauro Camoranesi, in un minuto 2-0 per la Juve. Ancora Grosso dall'esterno che spinge molto, la palla la può controllare, non può uscire il difensore e lui la piazza e Consigliano ci può arrivare, giocatore straordinario Camoranesi. Valdés prova il numero, gli riesce, mette dentro un buon pallone, Ciravolo fuori, destro al volo, grande giocata da parte di Guarente, l'ottima risposta di Buffon, ormai non fa più notizia. Guarente, pericoloso a fine primo tempo, qui inventa una palla splendida per Valdés, 2-1, torna in partita l'Atalanta, l'idea geniale di Guarente. Valdés che riesce a battere Buffon, quello che voleva Conte nel primo tempo, Guarente che tagliasse verso Valdés. Occhio a Melo, si rifà subito con un gol splendido Felipe Melo, 3-1. Che gol ragazzi, dove gliel'ha messa, l'ha stoppata e ha calciato subito. Valdés di prima cerca e trova Tiripocchi, che gira di prima dall'altra parte per Ciravolo. Ottimo il cambio di Tiripocchi. Ciravolo, zona tiro, si libera. Sinistro! Che grande gol di Ciravolo! 3-2! Partita che ora può diventare bellissima. Si era visto pochissimo nel secondo tempo Ciravolo, ma in questo caso prende in contropiede Grosso. Che gran gol! Riapre la partita. Parte il cross, attenzione, Diego! Diego! Finalmente Diego! 4-2! Che partita, ma che Camoranesi, si propone sempre lui, all'inizio l'azione, allarga il gioco. Chiellini chiama palla a Trezeguet, occhio al cross dentro, De Ceglie, Trezeguet, come Omar Simori, Davide Trezeguet, 167 gol. Trezeguet lì, una palla vagante in area di rigore, ha fatto pochissimo, si è visto poco, ma una palla gol. Questi sono i giocatori, questi sono i grandi attaccanti. Senza recupero, Atalanta 2, Juventus 5. Torna a vincere in campionato la squadra di Ciro Ferrara. È la terza sconfitta consecutiva per l'Atalanta. Sei entrato ancora di più nella storia della Juventus perché insomma era il tuo sogno, l'avevi detto, hai raggiunto Sivori. Adesso però ovviamente la stagione continua. Beh, questo di sicuro sono contentissimo, sono arrivato a un traguardo personale molto importante, no? Raggiungere con Massivo di per me è qualcosa che non aspettavo, no? Quando sono arrivato alla Juve. Però la cosa più importante per quello che riguarda questa sera, abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo dimostrato che abbiamo ritrovato la voglia, che la squadra è molto, molto tosta e siamo contenti, molto stanchi perché il campo era anche un po' pesante, però alla fine siamo riusciti a vincere una partita molto importante per noi.